Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, manitoba, latte, burro a cubetti, zucchero, lievito di birra fresco, vanillina, sale e barrette Kinder. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 00, la farina di tipo manitoba, il sale e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti in modalità spiga. E dal foro del coperchio man mano aggiungeremo il burro. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo sul piano di lavoro. E dividiamolo in pezzetti da 80 grammi ciascuno. Stendere ogni pezzetto con il mattarello formando un rettangolo. Posizionare al centro la barretta Kinder ed arrotolarlo su se stesso. E posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati tutti i panini, spennellarli col tuorlo d'uovo con un cucchiaio di latte. E facciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione, spennellare nuovamente i panini con il tuorlo d'uovo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Pane e cioccolato, morbidissimi. Grazie e alla prossima ricetta.